Covid. In Campania, oltre quota 10.000 vaccinati. Ritorno graduale in presenza a scuola dall'11 gennaio. Polizia stradale, bilancio del 2020. Nel Sannio soccorse 245 persone e controllati 7.000 utenti. Calcio, Cagliari-Benevento sarà diretta da Battista di Molfetta. La Campania ha superato le 10.000 dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate. Dal monitoraggio del governo, infatti, ha raggiunto quota 10.745 soggetti vaccinati su un totale di 33.870 vaccini ricevuti ed è quindi al 31,7% delle dosi. I vaccinati sono 4.978 donne e 5.767 uomini, mentre l'età con il maggior numero di vaccinati è quella tra i 50 e i 59 anni, seguiti dai vaccinati tra i 60 e i 69 e quelli tra i 40 e i 49 anni. Per quanto riguarda le categorie specifiche, finora sono stati vaccinati circa 10.000 operatori sanitari e sociosanitari. Sono 16 nuovi casi positivi al Covid-19 nel Sannio su 568 tamponi processati dall'ASL. 16 asintomatici, 80 guariti e 2 deceduti. Altre 2 le vittime da Covid che erano ricoverate al San Pio. Si tratta di un 70enne di Montesarchio e di un 72enne di Saviano. 57 sono i pazienti positivi ricoverati, 47 sanniti e 10 di altre province. Un paziente sannita dimesso dall'ospedale San Pio. L'unità di crisi della Regione Campania si è riunita per un'analisi dettagliata dei dati epidemiologici in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza a scuola al termine delle vacanze natalizie. Sulla base delle analisi e della relazione che confluirà in un'ordinanza entro la mattinata, è stato deciso che le scuole in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio 2021. In tale data potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell'infanzia e delle prime 2 classi della scuola primaria, esattamente come era prima della chiusura delle scuole per la pausa natalizia. A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale la possibilità del ritorno in presenza per l'intera scuola primaria e successivamente dal 25 gennaio per la secondaria di primo e secondo grado. È dell'11,07% il rapporto positivi tamponi nel bollettino odierno dell'unità di crisi, risalita rispetto al 9,65 ma lontano dal 12,21 di 2 giorni fa, oscillazioni probabilmente legate anche al ridotto numero di test eseguito nel periodo post festivo. I nuovi contagiati sono comunque 747, di cui 78 sintomatici su 6.743 test processati. Si registrano 31 vittime, di cui 7 decedute nelle ultime 48 ore e 24 risalenti ai giorni precedenti, ben 1.044 sono i guariti. Pompeo Taddeo, coordinatore sanità privata CGL Benevento, in una nota sottolinea che sono solo 60 le dosi disponibili presso l'ospedale Fate Bene Fratelli di Benevento destinate al personale sanitario, 1 su 10, 60 dosi da iniettare nell'arco di 3 giorni, ovvero 20 al giorno, praticamente un non nulla rispetto al fabbisogno reale che incombe su una struttura ospedaliera che conta circa 600 dipendenti e che ha già abbastanza sofferto gli effetti devastanti dell'epidemia in atto, che in certi casi ha comportato la compressione delle stesse attività assistenziali a causa della decimazione del personale sanitario lasciato a casa a patire le conseguenze in certi casi nefaste del virus. Naturalmente, se questo è il quadro in cui l'intero comparto della sanità privata provinciale viene abbandonato a se stesso, nel mentre l'ospedale San Pio ha già provveduto opportunamente a coprire con la prima dose già circa 700 dipendenti, non possiamo che esprimere sdegno e preoccupazione per la pantagruelica lentezza a cui saranno destinati anche gli operatori sanitari delle altre cliniche sparse sul territorio provinciale. La Polizia di Stato ha offerto un importante contributo durante tutto l'arco del 2020 sul fronte della sicurezza stradale, soprattutto attraverso gli uomini della specialità della Polizia Stradale. Le 820 pattuglie impiegate nella sezione stradale di Benevento durante tutto il corso dell'anno hanno prestato 245 soccorsi ad utenti della strada in difficoltà e provveduto a sottoporre a controllo 6.200 veicoli, identificando circa 7.000 persone. A fronte di un aumento dei controlli a veicoli
persone si è potuto riscontrare un netto ridimensionamento del fenomeno infortunistico. Incidenti rilevati dalla polizia sono stati in tutto 117, con 68 persone ferite e 3 persone decedute. L'Asia comunica che il servizio di call center è stato riattivato. Gli utenti pertanto potranno nuovamente contattare il numero verde 819 49 19 per avere informazioni o effettuare segnalazioni. Il massiccio del Taburno Camposauro in provincia di Benevento costituisce un complesso di media montagna protetto da un parco regionale circondato da aree coltivate e abitati che lo separano fisicamente dai massicci appenninici del Maetese a nord e del Partenio a sud. Nell'area del parco regionale del Taburno Camposauro la presenza del lupo è sempre stata considerata sporadica. Lo studio di fototrappolaggio che stanno conducendo gli zoologi Manlio Marcelli e Romina Fusillo di Lutria SAS nell'ambito del progetto Svegliamo la Dormiente porta nuove rilevanti informazioni sulla situazione. Nel periodo luglio-dicembre 2020, infatti, il lupo è stato rilevato in 3 siti nella porzione settentrionale del massiccio. In particolare, un video documenta per la prima volta la presenza di un branco stabile nel Taburno Camposauro. Il video, infatti, mostra una coppia di adulti accompagnati da 2 giovani dell'anno. I dati hanno rilevanza in considerazione del monitoraggio nazionale del lupo avviato da ISPRA su mandato del Ministero dell'Ambiente. È stato aperto al traffico veicolare il nuovo ponte sul fiume Ufita sulla provinciale 34 nel territorio di Apice in località Escalonga. La provincia di Benevento, come aveva assicurato nei mesi scorsi il presidente Di Maria, che aveva riavviato nel 2019 la relativa procedura dell'intervento, ha dunque riconsegnato nei tempi da lui stesso annunciati il manufatto che fu spazzato via dalla piena del fiume nell'ottobre 2015. L'opera, molto attesa dagli abitanti della stessa Apice ma anche di Paduli e di Sant'Arcangelo Trimonte, nonché di numerosi comuni della vicina Erpinia, tutti costretti a servirsi di una pista alternativa, rientra tra quelle realizzate con i fondi della Protezione Civile e del Genio Civile di Benevento per far fronte ai danni dell'alluvione. Il 2020 purtroppo sarà ricordato in tutto il mondo per la pandemia da Covid-19 che ha seminato morte, distruzione e sconforto come non si era mai visto. Il ricordo indelebile va a chi non ce l'ha fatta, ai guariti e a chi combatte questo nemico subdolo grazie ai cosiddetti angeli silenziosi, medici, infermieri e personale ospedaliero che lavorano senza soluzione di continuità. Le difficoltà di tutte le categorie lavorative e di tutti i cittadini del mondo vengono mitigate da chi lotta e, non spegnendo la speranza, regala ottimismo. È il caso degli alunni di tutte le scuole, come quelli dell'Istituto Federico Torre, diretto da Maria Luisa Fusco, dove insegnanti ed alunni hanno vissuto gli ultimi giorni di scuola prima delle feste, organizzando delle simpatiche tombolate che hanno avuto il solo scopo di socializzare ancora di più. Una tombola online inedita con dolci, cioccolate ed altre prelibatezze natalizie pronte già sulle scrivanie degli studenti. La simpatica tombola non è altro che un tassello del più ampio progetto della didattica a distanza che, partita con ovvie difficoltà, ha finito con l'essere la normalità quando tutto intorno arrancava e inaspriva le difficoltà di fronte ad una pandemia quasi invincibile. Lavoro certosino da parte delle insegnanti e degli studenti delle classi seconde, terza, quarta e quinta dell'Istituto Pacevecchia, ospitato nella scuola di Capodimonte, sperando di poter ritornare nella loro scuola chiusa per inagibilità da settembre 2019. Nel cuore di ognuno tanti buoni propositi, che si possa tornare a scuola in presenza e con serenità, in modo da poter dare alle dirigenti e agli insegnanti ogni mezzo utile per presentare con i vari open day gli indirizzi e i PON dell'Istituto Federico Torre, scuola storica e bando della nostra Benevento. Certo, parlare di open day sembra quasi un'utopia, ma era lo scopo di questo servizio raggiungere l'inarrivabile e lasciarsi alle spalle tutte le negatività di un mostro chiamato Covid. Thank you.
Sarà Eugenio Battista della sezione di Molfetta a dirigere la gara in programma tra Cagliari e Benevento. In programma la Sardegna Arena nel giorno dell'Epifania, con fischio d'inizio fissato alle 12.30, sarà coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Miele, quarto uomo La Penna, Alvar, Calvarese e Di Iorio. Il direttore di gara si è incrociato con per ben 10 volte il Benevento, 6 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte. A Battista ha diretto 14 incontri in Serie A, caratterizzati da 4 vittorie interne, 3 pareggi e 7 exploit esterni. Ha concesso 3 rigori, mentre non ha mai estratto il cartellino rosso. Al termine della partita persa contro il Milan, Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato anche dei possibili nuovi arrivi nel settore offensivo, coi saniti in corsa anche per Andrea Pinamonti dell'Inter. Dobbiamo salvaguardare il gruppo che ci ha portato in Serie A a suon di record, ma se ci sarà un giocatore in grado di darci una mano, non ci tireremo indietro. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.